Un saluto dal canale del Tarfone e un ben ritrovati dal vecchio bastardo. Il Katai, il Gran Katai. In questo video cercheremo di ipotizzare il roster delle unità a disposizione del più vasto impero nel mondo di Warhammer Fantasy. Se volete, lasciateci i vostri commenti, cosa ne pensate, se siete d'accordo con quanto ipotizzato in questo video o se avete altre idee. Andiamo ad iniziare cercando di seguire un certo ordine. La fanteria imperiale sarà la fanteria inizialmente reclutabile. Ci aspettiamo che sarà rappresentata graficamente in modo simile a quanto visto su Three Kingdoms nelle versioni con spada e scudo, come da questa immagine, impiegabile contro le fanterie avversarie, e nella versione con lancia utilizzabile contro le unità grandi. Saranno unità di tier 1, quindi poco efficaci nella parte avanzata di campagna contro le migliori unità avversarie, ma come nel caso di altre fazioni rimarranno comunque unità economiche e sacrificabili, reclutabili ovunque e utili in caso di scarso tempo di reclutamento a disposizione o impiegate in numero limitato per subire la carica avversaria senza che vada ad impattare sulle vostre unità migliori. Le unità base da tiro saranno rappresentate dai Chukonu, armate di balestre, analoghi ad altre unità che abbiamo già visto in altre fazioni. Ci aspettiamo magari la loro evoluzione al tier 2, con la possibilità di reclutare un'unità dotata di balestra a ripetizione, con una portata magari inferiore, ma con una velocità di tiro aumentata. Come cavallerie ci aspettiamo gli arcieri della steppa, una cavalleria leggera, molto veloce, armata di arco e con l'abilità del tiro partico. Una cavalleria che, esaurite le frecce, potrà caricare le unità avversarie, ma chiaramente con un bonus non elevato. A livello superiore troveremo i Dragon Lancer, una cavalleria pesante e meno veloce della precedente che ci aspettiamo sia della versione con lancia e scudo in funzione antifanteria che con alabarda o simile in funzione antigrano. Sempre nell'ambito, diciamo, cavallerie, dovrebbero essere presenti anche delle unità di carri, i Bastion Chariot. 4 cavalli, una potenza in HP enorme. Potrebbero essere un'unità a doppio uso con arco, frecce e da carica contro le fanterie. E la versione Elite potrebbero essere una versione antigrandi? Ammesso che ci sia. Ultima, ma non ultima, tra le unità, diciamo, normali, sicuramente non mancheranno gli Sword Saints. Una fanteria pesante, corazzata e con spadone a due mani, un'unità antifanteria, simile ad altre grandi unità, i grandi spade, che abbiamo già visto in passato. Passiamo adesso a vedere quali saranno le unità di artiglieria, prima di andare a parlare delle unità più particolari. Saranno presenti balliste e catapulte, le prime in funzione antigrandi e le seconde contro le fanterie e decisamente più utili negli assetti. Decisamente interessante sarà l'End Mortar, un mortaio di piccole dimensioni, con gittata inferiore rispetto ad esempio alla versione dell'impero, ma con la capacità, con la particolarità, di sparare proiettili ad effetto shrapnel, quindi con frammenti capaci di infliggere danni consistenti, soprattutto alle fanterie nemiche. Avremo poi la versione del Katai della batteria di razzi Tempesta Infernale, la Fire Arrow. Anche in questo caso ci aspettiamo una gittata inferiore, ma con una precisione migliore, chiaramente come nella versione imperiale in funzione antifanteria. Finiamo la rassegna delle artiglierie con il Dragon Cannon, la versione del Katai di altre unità simili già viste, specializzati nel colpire unità grandi e molto utili negli assedi nel distruggere torri e mura di città avversarie. Iniziamo adesso a vedere le unità più particolari del Katai. Ed iniziamo dagli uomini delle colline. Un'unità interessante, un'unità abile nelle imboscate, con un valore di armatura non molto alto, sufficientemente veloce e con un discreto morale, tale da evitare che l'unità vada in fuga precipitosamente. Passiamo adesso ad un'unità molto rappresentativa del Katai. I Monkey Warriors, armati di cerbottana e abili anch'essi nelle imboscate, infliggeranno danni extra da veleno e abilità di tiro in movimento. Esauriti i colpi potranno flancare le unità nemiche,
ma il corpo a corpo non sarà il loro pane quotidiano. Un'unità bella a vedersi, ma non sappiamo quanto veramente efficace e utile. La prossima è una delle unità che più siamo curiosi di vedere. I Niceblade, i Ninja. Unità anche questa da imboscata, a doppia valenza. Ci aspettiamo sia da tiro che da corpo a corpo. Simile alle ombre che già conosciamo, i Nightblades infliggeranno danni extra da veleno e colpiranno sia a distanza che in corpo a corpo. Non avranno un valore di armatura elevato, ma i danni che faranno. Se usati bene, aggirando le unità nemiche potrebbero fare la differenza in battaglia. Ci aspettiamo per loro anche l'abilità caccia e tiro in movimento. Si parla di Katai, si parla di Oriente. Potrebbero mancare le arti marziali? No, di sicuro. E a nostro parere sicuramente non mancheranno i Celestial Dragon Monk. Questi monaci guerrieri combatteranno con le sole mani e saranno dotati di varie abilità simili a certe unità di elfi silvani che conosciamo, quali abilità di schivata e maggiori danni in combattimento. Attenzione, saranno però privi di armature e di scudo, quindi attenti ai territori avversari. Proseguiamo nel nostro elenco con i Field Engineers. Immaginatevi le squadre arma degli Skaven e non sarete lontani. Saranno unità di supporto con varie funzioni quali colpi multipli con le armi da fuoco, bombe incendiarie e lanciafiamme, in grado anche di supportare le unità di artiglieria. E finiamo, prima di passare alle unità mostruose, con l'unità chiamata ad essere la guardia del corpo del Signore del Katai, la Guardia Imperiale. Una fanteria pesantemente corazzata, dotata di alabarde, ottima in funzioni antigranti, sicuramente irriducibile e che sosterrà il morale delle unità ad essa vicine. Unica pecca? Pensiamo che sarà priva di scudo e quindi i tiratori potrebbero essere un serio pericolo. Iniziamo le unità mostruose con un'altra unità iconica del Katai, i Guerrieri di Terracotta. Con funzione antifanteria e un medio-alto valore di armatura, questa unità sarà in grado di affrontare le fanterie più potenti dei vostri avversari. Avrà resistenza alla magia e è chiaramente irriducibile. Pensiamo che sarà presente anche la versione del Katai della Fenice, unità che già conosciamo. Vedremo cosa avrà di diverso. Arriviamo ai Kilin, razza di nobili creatori del cielo. Capaci quindi di volare sopra il campo di battaglia e dotata di incantesimi. Sarà anche una delle cavalcature disponibili per alcuni dei loro. Ed ecco a voi una delle unità che ci aspettiamo più belle a livello grafico, i Pixiu. Anch'essa creatura celeste, appare con il corpo di un leone e la testa di un drago. Sarà quindi un'altra unità volante capace di indurre terrore in funzione antigrandi e con specifiche abilità contro i demoni del campo. Passiamo adesso ai Wuxia, una cavalleria mostruosa che immaginiamo simile ai semigrifoni, composta quindi di pochi elementi, ma in grado di fare molti danni. Forse, come appunto nel caso dei semigrifoni, avremo i due tipi, le due versioni, ovvero in funzione antigrandi e in funzione antifanteria. Questa che vedete adesso sarà invece, a nostro avviso, l'unità più grande a disposizione del Katai, il Titano Dottore. Un gigante, un colosso. Pensate allo Iero Titano o al colosso Necrofex. Ciò sarà in dimensioni quello che avrete davanti. Con un buon livello di armatura, in grado di generare terrore nei nemici, resistenza alla magia, irriducibile e in grado con un solo colpo della sua enorme arma di colpire più unità nello stesso attacco. Sarà un incubo per le vostre fanterie o per quelle avversarie. E terminiamo il nostro cammino con l'unità più iconica del Katai, il Dragone Celeste. Chiaramente volante, in grado di infliggere terrore, dotata di incantesimi, in funzione antigrandi e con il suo soffio darà vita ad epici scontri contro i demoni maggiori del campo. Bene, questo è quanto. Questo a nostro avviso sarà il roster a disposizione del Katai, un roster ampio, con diverse alternative e possibilità.
con il quale passerete molte ore a divertirvi. Voi invece cosa ne pensate? Scriveteci le vostre idee e opinioni a riguardo. Grazie a tutti quanti voi per aver guardato questo video. Se volete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare aggiornati. Lasciate un like se questo contenuto vi è piaciuto. Un saluto a tutti dal canale del Trafone e dal vecchio bastardo.